morti e altri più incontrati nel corso del mio lavoro, ma trovare anche tanti visi nuovi, giovani, tanta cordialità, un discorso da leggere, ma al cuore, all'intelligenza, al cuore del sindaco, della giovane sindaca dei ragazzi, si risponde con altrettanto al cuore. Innanzitutto rappresento che il capo della polizia ha atteso l'insediamento ieri sera alle 20 del nuovo governo, l'arrivo stamattina del ministro dell'interno, il capo della polizia doveva essere lì a Roma e si dispiace di non essere qua, si dispiace perché in una delle sue prime visite è venuto proprio qui a Ventimiglia per rendersi conto qui come in altri posti d'Italia, per rendersi conto dell'emergenza, della frontiera, della situazione emergenziale, critica che c'è in questa realtà, anche con un pizzico di affetto, mi permetto di dire che il nostro capo della polizia proprio qui a Ventimiglia ha fatto il primo giorno di servizio dopo il corso come commissario di polizia dirigendo il commissariato di polizia. Ringrazio in modo particolare il signor sindaco per le parole che ha avuto verso di noi, che ha avuto soprattutto verso i ragazzi della polizia. Vede, signor sindaco, è nel nostro DNA, il nostro lavoro, la vicinanza alle persone, soprattutto a chi ha bisogno. Oggi per il problema dell'immigrazione che guardiamo a tutto tondo, dal momento dell'accoglienza di un paese democratico che siede sul tavolo dei grandi del mondo e che non può lasciar morire le persone in mezzo all'Adriatico e si spinge le proprie navi al raccoglio, ai colleghi, ai poliziotti, a tutte le altre forze dell'ordine che li accolgono, che li accettano, che fanno il loro lavoro di poliziotto, accoglienza ma anche attenzione alle persone che arrivano e che poi vengono seguiti in tutto il loro percorso. E nel nostro DNA, io ho 36 anni di servizio, spesso ricordo come 36 anni fa l'emergenza allora il terrorismo, quell'emergenza successiva è stata quella della mafia, ho visto qui i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 23 maggio 92 e 19 luglio dello stesso anno, beh, ragazzi, cari ragazzi, vi ricordo che prima di quelle morti c'era una forma, non dico di indifferenza, ma quasi di tolleranza verso un fenomeno mafioso che veniva vissuto come distante, la stessa cosa era avvenuto anni prima con il terrorismo. C'è un momento in questo paese del terrorismo in cui si diceva né con lo Stato né con le Brigate Rosse, come se ciascuno di noi potesse interrompere il patto sociale che firma nel momento in cui viene al mondo e mettersi alla finestra a guardare il servizio come una partita di tennis delle Brigate Rosse, la risposta delle forze dell'ordine. Poi c'è stato un momento in cui i cittadini si sono riconosciuti nella polizia e tutti quanti assieme hanno debellato quel fenomeno, esattamente come è successo dopo le stragi di Falcone e Borsellino, quando una città intera ha steso i lenzuoli bianchi per dire ci siamo anche noi, è il momento che ogni cittadino faccia il nostro dovere. Ovviamente le forze dell'ordine in testa. Visto il bellissimo filmato, le immagini sulle violenze alle donne, noi abbiamo una filosofia, abbiamo nel nostro DNA di essere vicini alle cosiddette fasce deboli, a chi ha bisogno. Quindi, signor Sindaco, per noi è il nostro lavoro quotidiano, il lavoro di questi uomini che prima di venire qui sono passato al commissariato per ringraziare i ragazzi del commissariato. Ma colgo l'occasione in quest'aula, vedo sulla sinistra i questori della Liguria, il questore di Genova, il questore di Savona, il questore di La Spezia. Ecco, quando siamo partiti con un certo sistema per evitare che Ventimiglia si trasformasse in una cadena, perché questo è un rischio reale, vero, Ventimiglia come Como, come il Brennero, quindi abbiamo interessato tutte le forze di polizia, il questore di Genova lo chiamavo ogni giorno, quello di Savona, per fare attività sulle ferrovie, sulle strade, per invitare i migranti a tornare dove essi erano stati accolti, aspettare il loro turno, l'identificazione degli asilanti per far deflettere la situazione che si stava qui verificando. E certamente in testa i poliziotti di Ventimiglia, con le aggregazioni, con una situazione di grande criticità, tanto che un uomo, un poliziotto dal cuore generoso ha purtroppo lasciato qui la vita proprio per collegato al sistema dell'immigrazione.
noi ci siamo sempre, fa piacere che troviamo i cittadini con noi, ci siamo come Polizia di Stato, ma sono a dirlo, ci siamo assieme a tutte le altre componenti dello Stato, che non sono soltanto l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, chiunque, la Polizia Urbana, la Polizia Stradale, chiunque indossa uniforme e fa il proprio dovere, noi siamo parte della squadra dello Stato, ma in questa grande squadra dello Stato siamo in tanti, il signor prefetto che ha svolto un lavoro egregio, mi permetto di citare anche il procuratore della Repubblica che nella propria autonomia è al servizio dei cittadini, ecco, tutto assieme questa squadra dello Stato opera per i cittadini, opera affinché vinca la legalità. Ecco perché, signor Sindaco, sono qui a ringraziare di cuore, a portare il ringraziamento del capo della polizia, ad assicurare che il capo tornerà a Ventimiglia, presto verrà a Ventimiglia, siamo spesso in giro sia io sia lui, perché la polizia che sta sul territorio, noi siamo serventi verso il territorio. Però grazie per questo riconoscimento, grazie a questo riconoscimento che lascerò nel commissariato di Ventimiglia, che consegnerò al questore affinché lui possa dare al dirigente del commissariato, e il dirigente del commissariato riunisca i suoi ragazzi tutti quanti, tutte le riforme, e dica: questo è quello che noi abbiamo fatto, e la città che ci ringrazia e che ci dice: serviteci ancora così. E noi, signor Sindaco, cari ragazzi, noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre. Viva l'Italia!